Poi la grande famiglia è quando attraverso il campo a Marassi, guardi la gradinata, e quello è tutta, fa parte anche quello di tutta la mia famiglia. Il mio modo di concepire il calcio è questo: servire, essere un servitore di un'idea, di un ideale, di un sentimento. Io credo che il Genoa l'ho definito uno stato d'animo. Io lavoro per far bene per uno stato d'animo, cioè per persone che credono fermamente in questa società, in questo club storico, e quindi cerco di farlo umilmente nel modo migliore possibile. Speriamo di poterlo continuare a fare per tanti anni, perché vorrei, insomma, una volta fermarmi anche, non serve cambiare. Ci commenta il passaggio, dicevo, avevo dirigenti ricchi e poverelli, ma pure è vero Gianni Umberto Agnelli. L'istinto però era degli avventurosi e mi spinsi a fare giochi copreziosi. Sì, è un giochino di parole per dire che dalla Juventus passai al Como di Preziosi, no? E con quello spirito che deve sempre accomunare chi fa questo mestiere, cioè avere la voglia di cambiare, non è che considera la Juventus un punto di arrivo. E invece io non ho detto delle dimissioni, perché non mi sentivo di poter dare a quella società quello che di solito davo, e quindi ho ricominciato dalla Serie C con Preziosi, che mi ha dato questa opportunità con un grande spirito di ripartenza, insomma. Non ho mai arrivato alla Serie A, sono spesso ripartito dalle serie inferiori, addirittura dalla Serie D. Questo non ha mai per me creato un problema. Stavolta ho fatto il processo inverso, sono salito dalla B alla Serie A, quindi mi ha fatto piacere. E si ferma a Tacopina la poesia? Sì, ci sono due trattini che... No, è chiaro che devo completare questa nuova esperienza col Genoa, lo farò presto, e poi speriamo, ripeto, di essere rosso blu per il resto dell'attività professionale. Sarebbe una tappa importante, ritengo una tappa importante, e spero che, insomma, sia quella definitiva, non vorrei cambiare ancora. Parliamo di presente, sì, e un po' di futuro, perché qui si leggono delle cose che, che non sappiamo, anche se il giornalismo vive di fonti e vive di notizie, sì. Quando ci sono le notizie bisogna darle da questo punto di vista. Una domanda: Ballardini è considerato, dopo la partita che ha fatto con la Sampdoria, colui che ha inventato il Verreux, lei se lo ricorda, il famoso cavistello francese, sì, il catenaccio, ma Ballardini nella sua vita sembra che abbia fatto giocare a Mauri, Cabani, Sinfliccio. Guarda, si diceva di Trabattoni che era un grande difensivista e poi faceva giocare tante punte e vinceva tanti campionati, l'ha vinto in tutta Europa, ha vinto in Germania, ha vinto in Austria, ha vinto in Portogallo, no? E allora si crea un'etichetta per magari mezz'ora di gioco. E in quel momento eravamo in difficoltà, Ballardini realisticamente ha messo la squadra come ha pensato di poter reggere all'urto di una squadra comunque forte come quella che avevamo di fronte. Quindi è soltanto questo, diciamo, è un momento, non si può etichettare una persona. Ballardini è sicuramente un realista, ma sicuramente è anche uno che quando parla di giocatori, di scelta di giocatori, di scelta di modo di gioco, guarda molto alla qualità dei giocatori, a quello che possono esprimere come palleggiatori, per esempio. Quindi non lo potrei etichettare mai un difensivista. Poi se ci sono allenatori che amano l'assalto alla baionetta scriteriato, beh, non so se sono allenatori completi questi, cioè facciamo sempre un po' di confusione. Io credo che Ballardini abbia fatto un grande lavoro, spero che noi raggiungiamo la matematica salvezza quanto prima, che questo ci permetterà di metterci a tavolino con lui, di parlare del futuro, ovviamente confrontandoci, per vedere se è possibile continuare insieme, oppure vedremo quello che succederà. Però credo che abbia fatto comunque un lavoro di cui Genoa gli deve rendere merito, come già nelle occasioni precedenti. 35 punti se l'aspettava a 7 giornate dalla fine del campionato? No, non me l'aspettavo, anche perché quando sono arrivato ce n'erano due, quindi non era facile pensare, sperare in questo punteggio. Io mi auguro che la volontà dei ragazzi, spero che la sfortuna anche si fermi un pochino, perché in questo momento abbiamo un po' di acciacchi. Però spero, insomma, che di completare con un buon finale che sia dignitoso, che dia merito a questi ragazzi che hanno lavorato tanto e che dia la possibilità alla società di programmare velocemente il futuro per fare qualcosa di meglio per il Genoa senza potermi dare nelle prossime stagioni. Tutti aspettano Pepito Rossi,
tutti aspettano Pepito Rossi. La mia impressione è che però Pepito Rossi sta lavorando molto bene con lo staff del Genoa, bisogna avere pazienza e potrebbe essere una chicca nel prossimo campionato se gli diamo il tempo di guarire bene. Sbaglio? Assolutamente sì, noi speriamo che anzi il tempo sia più clemente, che i campi ci danno la possibilità anche di provarlo in quest'ultima stagione, di metterlo a suo agio nell'ultima stagione, che quando, come dice Ballardini, quando tocca la palla vediamo il calcio che si presenta. Quindi, insomma, sarebbe bello poterlo rivedere completamente recuperato. Pippi, Preziosi e Perinetti. Ma guarda, io credo che questa sia una società, l'ho sempre detto, fatta di persone di assoluto valore, dall'amministratore Zarmano al segretario Bagnani, a Donatello, il direttore sportivo, ai responsabili istituzionali, che sbravati tanto, se ne scordo qualcuno sicuramente. Quindi questo vuol dire che Preziosi nel tempo ha comunque creato una società valida in tutte le parti e ben rappresentata in tutte le parti. Lui è un appassionato di calcio. Ci sta vicino anche se non viene qua. Io mi auguro che di far talmente bene tutti noi con il Genoa per consentire anche alla proprietà di riaffacciarsi tranquillamente e con entusiasmo di nuovo a Genova e di partecipare a significative giornate da vivere insieme, belle, vincenti, eccetera. Questo è il mio sogno in questo momento e credo che si possa realizzare. Una delle prime volte che Preziosi parla pochissimo, ma è vicinissimo alla società e si confronta con voi quasi giornalmente. Assolutamente. E questa è la cosa positiva, perché vuol dire che marciate tutti assieme. Assolutamente sì, ripeto, una società ben organizzata. Io sono arrivato per ultimo, ma non posso altro che constatare che è una società efficiente. Poi cerchiamo di metterci un po' di esperienza per farlo collante a tutti i settori. Ho letto che dopo i 31 punti si parlerà del futuro. No, ho letto, io ho letto la salvezza matematica. Mi auguro che arrivi virtuale, insomma, molto, molto, molto presto. E Ballardini? Ballardini sarà il primo colloquio che andremo a fare, sono d'accordo con lui, che di tutto parleremo non appena abbiamo queste certezze. È il primo passo. No, questo non vuol dire che continueremo insieme. Io mi auguro che si possano trovare tutte le componenti per non interrompere e per dare continuità a un lavoro che è partito quest'anno in maniera proficua. Poi, senza confronto non si può parlare. Il suo lavoro è apprezzato, ma è vero che ha delle sirene. Ma io non le sento, Ulisse, quindi. Ho detto prima, ho realizzato il sogno di un bambino venendo a lavorare per Genoa, perché la prima maglia che ho visto è stata quella del Genoa. Quella Lazio, mi spiace, non la potevo prendere in considerazione, pur essendo a Roma. E quindi oggi che sono qui lavoro per questi colori qua, sinceramente. Ho voglia di continuare così. Speriamo che sia possibile. Senta, dica quello che vuole. Cosa vuol dire ai tifosi del Genoa? Ma ai tifosi del Genoa dico che ho visto la coreografia del derby, la tifoseria ha vinto e quindi ho detto solo che lavorare per questi colori sinceramente è un'emozione, è un orgoglio. Ho detto che mi sembra, ecco, la Genoa è uno stato d'animo. A volte l'abbiamo positivo, a volte siamo un po' giù, a volte siamo arrabbiati, a volte siamo felici. E questo Genoa rappresenta un po' tutto questo, quindi credo che poter partecipare a questo sia una gratificazione importante. Quando si lavora non solo per la professione, ma per un sentimento, la gratifica sia già veramente importante. Qualche aneddoto della sua vita. Sappiamo quello che ce ne sono la aperto. Sua macchina di 800 km per raggiungere Spinelli. Ho distrutto la prima macchina serie per venire a parlare per il Genoa. Sono stato fortunato. E quindi, vabbè, abbiamo distrutto. Per fortuna poi
mi hanno aiutato a fare un'altra, la Roma, che era la mia società all'epoca. Sì, questo è stato un'epoca, ma c'è stato un momento che ero anche considerato un portafortuna del Genoa, no? Posso dire che in un Genoa Lille di Garcia, avevo salutato tutti in tribuna, perché da tanto si vinceva, quindi ho detto posso andare via tranquillo. Invece in pochi minuti, mentre scendevo, lì l'aveva pareggiato. Allora mi telefonarono, una persona qui del Genoa, c'è ancora, probabilmente, mi disse: Giorgio, fai qualcosa. Dico, posso rientrare? Ho fatto per rientrare, ha risegnato Sculli e alla partita l'ha vinta Genoa. Insomma, ci sono tanti episodi che mi legano. Fighiamo, direttore. A questo senso. Allora, aspettavo, che non lo diciamo, basta andare su tutti i siti, tutti cercano di andare in pensione, ma lei sembra un giovanotto. Sembra che abbia ancora voglia di lottare in questo mondo del calcio, che giorno dopo giorno c'è qualcosa. Io mi ritengo un maturo dirigente con giovani idee, e questo mi aiuta a proseguire.